Marzo in Québec è le temps des sucres, ovvero il tempo degli zuccheri, la stagione in cui si inizia la raccolta della ninfa dell'acero per andare a produrre il nostro prezioso sciroppo d'acero. E lo chiamiamo anche il nostro oro proprio perché è davvero un prodotto prezioso. Considerate che si può produrre pochissime settimane all'anno, quindi soltanto in primavera e nel momento in cui inizia il disgelo, ed inoltre per ottenerne un litro bisogna far bollire ben 40 litri di linfa dell'acero. Il momento del temps des sucres è un momento di grande festa per tutti i quebecchesi, perché corrisponde appunto, come ho detto, all'isgelo, quindi all'arrivo della primavera e al ritorno alla vita dopo un lungo e rigido inverno. È un momento di festa che viene vissuto da tutte le famiglie che, soprattutto nel weekend, lasciano la città per andare nelle foreste a vivere questo momento, che è un momento magico. E qui ci sono le cabane à sucre, nelle foreste ci sono le cabane à sucre, che sono proprio il luogo in cui ci sono questi enormi bollitori che raccolgono l'acqua, quindi la linfa dell'acero, questa linfa zuccherina, e la trasformano in sciroppo d'acero. E nelle cabane à sucre c'è anche la possibilità di mangiare e di assaggiare un menù interamente a base di sciroppo d'acero, dall'antipasto al dolce. E tra l'altro, essendo appunto una grande festa, nelle cabane à sucre si canta e si balla. La raccolta dell'acero, come vi dicevo, in realtà dura pochissimo, dalle 4 alle 6 settimane. E questo è perché la linfa dell'acero in realtà assume questo sapore zuccherino per pochissimo tempo, soltanto nella fase di disgelo, ovvero quando le riserve di acqua che durante l'inverno, di acqua zuccherino che durante l'inverno hanno protetto le radici dell'albero dalla rigidità delle temperature invernali, risale lungo il tronco. E questo processo avviene solo se c'è un giusto sbalzo di temperatura tra la notte e il giorno. Proprio per questo, lo sciroppo d'acero è un prodotto che ci ricorda l'importanza del rapporto con la natura e del rispetto della natura. Perché non è l'uomo a decidere quando produrre lo sciroppo d'acero, è la natura, è l'albero stesso a dirci quando è pronto a regalarci la sua linfa. Quindi a volte la stagione inizia a inizio marzo, a volte a metà mese, altre volte a fine mese. A volte la stagione dura 4 settimane, altri può arrivare fino a 6-7 settimane. Quindi è veramente il rapporto con la natura e il saper ascoltare la natura che è la chiave di questo processo produttivo. Esistono 4 gradazioni di sciroppo d'acero riconosciute che si distinguono in base alla loro colorazione e al loro sapore. Quindi si va dalla più chiara, quindi la colorazione gold, si passa dall'amber al dark al very dark. E queste gradazioni di colore, quindi, dicevo, corrispondono anche a un sapore diverso. Quindi il gold avrà un sapore più delicato, che si presterà di più per la pasticceria, oppure per addolcire il tè o uno yogurt. E mentre man mano che la colorazione si rafforza anche il sapore, che diventa sempre più deciso, e fino ad arrivare appunto alla colorazione very dark, che si presta per preparazioni salate, di piatti salati. Dovete sapere che in ogni caso ognuna di queste gradazioni è costituita da sciroppo puro. E infatti la diversa colorazione dipende semplicemente dal momento della stagione in cui è stato raccolto, in cui è stata raccolta la linfa dell'acero. Per cui nelle prime settimane della raccolta dell'acero avremo una produzione di sciroppo d'acero molto più chiara. Man mano che si va avanti con la stagione, la colorazione diventa più scura e appunto il sapore diventa sempre più deciso e più intenso, più marcato, fino a poi diventare amaro. Nel momento in cui la linfa dell'acero torna ad essere amara, vuol dire che le riserve di acqua zuccherina alla base della pianta sono terminate e quindi non è più possibile produrre lo sciroppo d'acero. Non mi resta quindi che invitarvi a provare le varie gradazioni dello sciroppo d'acero per capire quale preferite
e come preferite utilizzarla. Troverete sicuramente in rete diverse ricette che vi propongono lo sciroppo d'acero con il salmone, oppure con il prosciutto, oppure semplicemente in sostituzione allo zucchero nei vostri dolci.